Saint-Germain di James McConnell, 16 giugno 2021, traduzione Marina. Completare la griglia. Voi avete il potere. Faccio una premessa. Questa è una meditazione del maestro Saint-Germain canalizzato da James McConnell, che ha tenuto alla sua classe di operatori di luce, ma a cui ognuno di noi può unirsi come un unico gruppo. Ho adattato quelle parti del testo che avevano riferimenti specifici all'America e ad una situazione più generale. Mettete vicino a voi i cristalli che volete caricare e non bloccatevi su dettagli poco importanti per noi che meditiamo da casa, ma seguite il flusso di questa bella meditazione. Sistematevi comodamente. Ora respirate profondamente. Respiri profondi. Lasciate andare il vostro corpo. Concentratevi sul rilassamento. Concentratevi sul lasciare andare. E andate più in profondità con ogni respiro. Inspirate il respiro della vita ed espirate tutto ciò che non è vita. Inspirate la luce ed espirate l'oscurità. Inspirate la luce ed espirate l'oscurità. Inspirate la luce ed espirate l'oscurità. Ora concentratevi sul vostro corpo eterico e sui vostri centri dei chakra e vedete tutti i vostri chakra in allineamento lungo il vostro midollo spinale e tutti con i loro rispettivi colori e la vibrazione all'interno di quei colori è particolarmente importante. E più vi concentrate sui vostri chakra, da qui in avanti, e più vi concentrate sulla vibrazione al loro interno. Perché come vi è stato detto molte volte, e vi è stata data questa informazione molte volte, tutto è coscienza e vibrazione. Non c'è niente e nessuna cosa che non sia vibrazione e coscienza. Quindi concentratevi su quei chakra ora e sentite l'energia al loro interno. Non limitatevi a vedere l'energia. Non visualizzatela soltanto. Anche se questo è importante, ma sentite l'energia, sentitela dentro di voi. Il vostro corpo eterico è dentro di voi, si connette al vostro corpo fisico, è parte di voi.
quindi sentite la connessione lì. Sentite il vostro corpo eterico, i chakra che prendono vita ora, i rispettivi colori, rosso, arancione, giallo. Blu verde. Blu cielo. Viola o indaco. E il chakra della corona, oro o viola o argento. E l'ottavo, il chakra della stella dell'anima, bianco puro e brillante. E ancora, non solo vedete i colori, ma sentite i colori. Sentite la vibrazione nei colori, perché i colori emanano vibrazioni, voi lo sapete. Come vi sentite quando siete intorno ai colori a più alta vibrazione? Non è stato dato quel termine senza motivo. Sono vibrazioni più elevate. Sono colori a più alta frequenza. Quindi sentite dentro di loro. Sentite l'energia. E ancora più importante ora, siate quell'energia. E ora sì, la fiamma viola. Sentitela crescere dentro di voi. Sentitela espandersi. Espandersi fino a che non si è espansa tutto intorno al vostro corpo fisico. Il vostro corpo eterico sta rimandando questa fiamma viola. La fiamma viola, però, è parte del corpo eterico, fa parte di voi. E sì, è stata dormiente nel genere umano per molto tempo, ma si è risvegliata ancora una volta. Quindi sentitela intorno a voi. Sentitevi dentro la fiamma viola. Sentitevi ora nella presenza dell'Io Sono. La presenza Io Sono che siete voi, che è la sorgente di Dio dentro di voi. Io sono quell'Io Sono.
sentitelo, conoscetelo, sperimentatelo. E cosa più importante, siatelo. Siate l'io sono in ogni momento della vostra vita. Io sono. Io sono potente. Io sono uno con tutte le cose. Io sono uno con Dio e l'universo. Perché io sono Dio e l'universo. Io sono Dio. Io sono l'universo. Conoscete questo ora. Conoscete e sentite il potere dentro di voi. Mentre questa fiamma viola ora continua ad espandersi e a crescere e tocca tutti in questa stanza proprio ora, mentre la vostra fiamma viola tocca il prossimo e il prossimo, formando un cerchio completo di fiamma viola. E nel centro di questo cerchio c'è un fascio di energia, un fascio di luce rosa che discende dalla sorgente, dalla fonte universale di tutta la creazione. Un fascio di energia, un impulso di luce, un pilastro di luce che scende proprio nel centro di questa stanza. E quelli di voi che non sono qui in forma fisica, sono qui comunque. Non dovete essere qui fisicamente. È solo la mente che si aspetta di più dall'espressione fisica. Il cuore sa diversamente. Perciò sentite l'energia che scende nel centro di questa stanza e in questi cristalli, che sono proprio qui, al centro di questa stanza. E impregnate quei cristalli ora. Ora questi cristalli sono impregnati del potere del sole centrale dell'universo. Ed estendendosi ora anche ai cristalli che sono tutti intorno a questa stanza. E ancora, quelli di voi che non sono qui in forma fisica, siano qui comunque. E i vostri cristalli, se li avete con voi, vengono anch'essi impregnati in questo modo. Per i cristalli al centro di questa stanza e all'interno del cerchio della fiamma viola che è qui ora e tutti qui. Vedete questo cerchio della fiamma viola. Le fiamme viola di tutti si toccano, formando un cerchio perfetto. E questo fascio di energia che scende in questi cristalli al centro della stanza. E poi spara fuori verso i cristalli che sono tutti intorno a voi
e si connette con questo fascio di energia, con questo fascio di energia della sorgente che proviene dalla grande sorgente cosmica. E ora le vostre fiamme viola si espandono sempre di più, diffondendosi in tutte le direzioni, fuori, comprendendo questa casa, comprendendo questo quartiere, questa città. Ed espandendosi fuori, ed espandendosi sempre di più fino a comprendere la regione in cui vi trovate. E sempre più in là, fino alla prossima regione e a quella successiva, allargandosi come un cerchio. Lasciate che sia come un cerchio, che si allarga sempre di più. O per fare un'altra analogia, come uno tsunami, un'onda di fiamma viola che si espande in tutte le direzioni in una volta sola, abbracciando regione per regione, abbracciando questo intero paese, comprendendo l'Europa meridionale e l'Europa centrale, allargandosi all'Europa del Nord, al Medio Oriente, all'Egitto, all'Africa, alla Cina, alla Russia e a tutti i paesi che circondano la Russia, al Giappone, all'Australia, attraversando l'oceano a nord, verso il Canada, verso la Groenlandia, espandendosi fino all'America del Nord e all'America del Sud, dall'Artico e all'Antartico, allargandosi sempre di più fino a quando l'intero pianeta sarà la fiamma viola, un'enorme fiamma viola. Ma non fermatevi lì. Lasciate che continui ad espandersi oltre l'atmosfera terrestre, includendo tutte le navi e i pianeti qui nel Sistema Solare e il Sole stesso. Il tutto alimentato da questo fascio di energia che è sceso dalla grande sorgente centrale di questo universo. Sentite il potere che è in quel raggio, quel raggio di energia. E tutta la Terra, tutta Gaia, sta rispondendo ora a questa onda di fiamma viola che ha abbracciato l'intero pianeta. Se volete, se non l'avete già fatto, potreste esservi sollevati nel vostro corpo astrale. Non avete più bisogno che vi venga mostrato come farlo. Potete farlo in un momento e semplicemente essere, guardando giù ora tutto ciò che sta accadendo
come risultato di questa fiamma viola che si diffonde in tutto il pianeta. Eh sì, lo abbiamo fatto prima, ma mai così. Mai con la coscienza, la piena coscienza della grande sorgente cosmica centrale dell'universo. Il Dio universale, il primo creatore, è dietro questo ed è con voi in questo. Così come avete sentito e avete sentito che ci vuole il completamento della griglia cristallina, che la griglia della coscienza cristica sia completata per portare l'evento. Sappiate che proprio ora, in questo momento, adesso, nella presenza io sono, in questo momento, state comandando di richiedere il completamento di questa griglia. Avete il potere di farlo. Tutti insieme abbiamo il potere di farlo. Ma dovete andare oltre la vostra mente e la vostra mente incredula e quell'ego che è lì a deridervi e a dire: no, tu non hai potere, tu non hai potere su di me. Ma voi ce l'avete, voi avete il potere, voi siete il potere, voi siete la presenza di Dio che lavora dentro di voi in questo momento. Completate la griglia, completatela in forma eterica in questo momento. Vedetela completata in questo momento, tutti voi completate la griglia. Guardate il completamento finale elettrico o la luce fare la sua connessione ovunque sia. Per molti sarebbe nella zona del Medio Oriente, anche in Africa, alcuni in Sud America e nella regione Antartica. Ma vedete che si completa. Fate quest'ultima connessione come se steste componendo un puzzle. Migliaia e migliaia e migliaia di pezzi che vanno in quel puzzle e ve ne rimane uno. Uno da inserire in quel puzzle su cui avete lavorato per molte, molte, molte vite. Uno solo. Un ultimo pezzo. Mettetelo a posto ora. Fate quell'ultima connessione. Spetta a voi. Spetta a voi. Siate il potere. Siate la sorgente di Dio dentro di voi ora. Io sono il potere. Io sono la luce. Io sono l'amore. Io sono l'uno. E ora
Una volta che quell'ultimo pezzo è stato inserito, l'ultima connessione è stata fatta. Vedete i risultati di ciò. Visualizzate quei risultati ora, in questo momento, adesso, nelle frequenze dimensionali superiori, ciò che sta accadendo proprio ora, in questo momento. E la vostra risonanza Schumann sta scomparendo dal pianeta proprio ora. E voi, questo gruppo, antichi risvegli, sta facendo questo. Perché pensate che siamo stati così diligenti nel lavorare con voi ogni settimana, unendoci a portare modi sempre diversi per aiutarvi fino a questo punto? Non potremmo farlo da soli, non c'è permesso. Se potessimo, avremmo finito tutto questo molto tempo fa. Ma non spetta a noi farlo. Spetta a voi, con un piccolo aiuto dai vostri amici. Guardate ora cosa succede e cosa succederà dopo che l'evento si sarà verificato. Guardatelo. Poiché l'ultimo pezzo è andato a posto, l'evento può accadere ora in qualsiasi momento. Ma aspetta la coscienza collettiva dell'uomo realizzarlo. Ma voi che sembrate pochi, siete molti. Molti nell'uno e uno nei molti. Abbiate fiducia in voi stessi. Abbiate fiducia nel potere che è in voi. Il potere incarnato in voi. Avete sempre avuto questo potere. Non vi ha mai lasciato se non nella programmazione della vostra mente. Coglietelo ora. Accettatelo ora. Siatelo ora. Sentite la presenza onnipotente ora dentro di voi. Mentre dite con forza, come una sola voce al cielo, è finito. Ora ditelo. È finito. Sentitelo però. Sentitelo profondamente dentro di voi. Sentite il potere che sale dentro di voi mentre lo dite di nuovo adesso. È finito. Credeteci e lo vedrete. Non c'è niente e nessuna cosa che lo fermi ora. E il resto dell'umanità, il resto della coscienza collettiva dell'uomo, salirà a bordo o non salirà. Ma questo non sta a voi determinarlo. Sta a voi aiutare quando la chiamata viene da voi. Proprio come siete venuti quando la chiamata è stata inviata a voi molto tempo fa e siete venuti ad aiutare. Quando l'uno vi chiama, siate pronti. Siate pronti a svolgere la missione del vostro Padre, perché è la vostra missione. È per questo che siete venuti qui.
Ora respirate. Tornate indietro. Ritornate dall'incredibile altezza in cui vi trovate ora. Perché il potere porta quell'altezza. Perché pensate che quelli delle forze dell'oscurità vogliano il potere? Loro sanno com'è. Ma il loro potere finisce quando le vibrazioni aumentano. Ecco perché hanno fatto tutto quello che potevano per tenere le vibrazioni basse su questo pianeta, per tenere il pianeta nella paura, per tenere la popolazione nella paura in modo da poter controllare e mantenere le vibrazioni basse. Sanno tutto sulle vibrazioni, da migliaia e migliaia di anni. Ma il loro tempo è finito. Le basse vibrazioni stanno cedendo il passo alle vibrazioni più alte. Le forze dell'oscurità stanno cedendo il passo al potere della luce, il potere dell'amore. E come avete sentito prima, non è più l'amore del potere, è il potere dell'amore. Ma anche se questo è detto, è il vostro potere dentro di voi, il vostro giusto potere, il vostro potere di luce, il vostro potere d'amore che continuerà a catapultare questo pianeta nella nuova età dell'oro di Gaia, nell'età dell'acquario. L'era che è stata predetta da molti millenni ormai. E voi ora ci siete dentro. Questo è quanto. Siete sulla cresta dell'onda, o la cuspide, o il traguardo, o il crescendo, o qualsiasi altro termine che vogliate usare ora. E siete proprio sul punto di realizzare i grandi che sono venuti prima di voi, e che alcuni di voi erano parte di quei grandi, parte dei padri fondatori qui. Sì, alcuni di voi erano quelli. Non vi diremo chi. Ma io, come Saint-Germain, ero lì e conosco molti di voi di quel tempo, perché vi ho incoraggiato allora a firmare quel documento, proprio come vi incoraggio ora a fare un passo avanti ancora una volta nel vostro potere e lasciare andare tutto ciò che vi ha trattenuto. Lasciate andare la paura. Lasciate andare l'incertezza. Lasciate andare ora. E siate chi eravate destinati ad essere, quando vi siete fatti avanti e avete detto: andrò, andrò. E siete andati. E siete venuti. E siete qui. E avete finito. E io ho finito. Voce Marina.